grande musica classica nei luoghi più belli e suggestivi della città. Si è alzato il sipario sulla prima edizione dell'Arezzo Raro Festival con un concerto inaugurale proprio di fronte agli affreschi di Piero della Francesca nella Basilica di San Francesco. Abbiamo riunito in questo unico concerto le tre arti che questa città declina in maniera eccezionale. Partiamo dagli affreschi di Piero della Francesca alle spalle dell'orchestra per passare attraverso i sonetti del Petrarca, il tutto declinato da una musica bellissima che verrà diretta dal maestro Renzetti con la filarmonica Gioachino Rossini di Pesaro. Quindi la nostra città si esprime al meglio questa sera. In questa meraviglia della Basilica di San Francesco, inaugurare con un pezzo intitolato di Martino, che è un autore rumeno, intitolato appunto Gli affreschi di Piero della Francesca, perché ne rimase folgorato durante un viaggio, certamente abbastanza originale. Poi continueremo con un discorso, diciamo, quasi letterario, perché abbiamo Petrarca che ha scritto tre sonetti e Schoenberg l'ha orchestrato. Schoenberg è un autore, il primo Schoenberg è un autore tipo wagneriano, quindi abbastanza orecchiabile per il nostro pubblico. Concludiamo con i Preludi di Liszt, famoso brano che tra l'altro quando ero più giovane era nel famoso almanacco televisivo, la sigla finale, e questo ragazzo che Zanon di 20 anni che eseguirà un brano molto difficile, breve, il poema di Chasson. Quindi un programma, diciamo, non di nicchia, ma per iniziare un festival ci voleva. Al Teatro Petrarca venerdì 19 luglio è stato invece il turno di un'altra grande rarità del repertorio, stavolta operistico, Le cantatrici villane di Valentino Fioravanti, un'opera buffa in due atti sulla storia di tre giovani aspiranti cantanti desiderose di farsi notare agli occhi di un maestro di cappella. È un'opera buffa, è un'opera comica del tardo Settecento che ben si presta ad un'attualizzazione e a rendere il testo quale è, molto leggero, godibile, e un testo e una musica che arrivano al cuore delle persone. La risposta del pubblico è stata ottima, il pubblico si è divertito e nello stesso tempo, oltre a divertirsi, ha sentito anche delle buone pagine di musica.